Durante il normale servizio di perlustramento da parte della squadra volante del commissariato di Fano, i due operatori della volante si sono imbattuti in questo gruppo di ragazzini molto sospetto che si intratteneva all'interno del parco Bracci a fianco all'istituto commerciale. Quindi la volante è intervenuta immediatamente. Hanno subito individuato la persona sospetta che spiccava proprio perché era più adulto rispetto alla moltitudine di adolescenti. I adolescenti nel frattempo si sono dispersi e quindi la volante è andata subito sul sospetto. Una persona di colore, seppur molto giovane, è stato bloccato, ha tentato comunque di fuggire, ha reagito molto violentemente nei confronti di uno dei due operatori, poi insieme comunque sono riusciti a trattenerlo, a bloccarlo e ad ammanettarlo. Si era nel frattempo disfatto di un involucro contenente circa 20 grammi di marijuana. Conteneva anche, aveva nelle sue tasche anche 55 euro frutto dello spaccio, tutti da tagli piccoli da 5 euro. Quindi, considerando insomma l'età giovanissima delle persone che stavano acquistando la droga da questo soggetto, anche il curriculum criminale di questo spacciatore, riteniamo di aver liberato dalle strade un pericolo nei confronti degli adolescenti della nostra città. Considerando anche l'orario, che erano le 4 di pomeriggio del sabato, questi adolescenti erano lì proprio per rifornirsi della droga per poi utilizzarla e consumarla proprio per il giorno di Halloween, cioè per la giornata di oggi. Si chiede anche un aiuto da parte dei genitori nel cercare di percepire quelli che sono gli indicatori principali che possono far intendere un consumo di droga da parte dei propri figli, soprattutto nell'età adolescenziale. Ecco, è sicuramente prodromico all'utilizzo delle droghe il fumo delle sigarette, del tabacco normale, proprio perché a 13-14 anni già con 5 euro la somma, questa cifra, diciamo, è sufficiente per acquistare alcuni pochissimi frammenti di marijuana per poi inserirli all'interno proprio del tabacco e quindi con l'utilizzo di molto tabacco e pochissima marijuana, anche con pochi soldi si riesce a fabbricare uno spinello e a consumarlo. Considerando l'età di 12, 13, 14 anni, insomma i danni sono rilevantissimi. Quindi basta capire che se c'è un utilizzo di semplici sigarette già all'età di 12-13 anni, ecco, questo è un indicatore veramente determinante per poter capire che c'è qualcosa che non va, che va assolutamente approfondito, perché il passaggio all'utilizzo della marijuana, soprattutto insieme al tabacco, è rapidissimo, è velocissimo. Quindi, ripeto, una volta capito questo, si può procedere immediatamente con delle verifiche, anche indirizzando noi come Polizia di Stato.